Benvenuti, benvenuti a tutti a questa serata che è sicuramente una serata speciale, molto speciale perché presentiamo un libro che è un'opera e che è straordinaria, nel senso che è proprio fuori dall'ordinario. E questa sarà una serata con un po' di personaggi, un po' di interventi, ripercorriamo un po' il viaggio che è stato fatto per costruire questo lavoro, che è un lavoro che restituisce, pensate, quasi 160 anni di storia della Biblioteca Nazionale. Una sorta di, credo sia stata una sorta di giacimento minerario in cui andare, no, a scavare per tirar fuori i tesori, nascosti. E del resto la biblioteca è nata sostanzialmente con il Club Alpino Italiano, quindi stiamo parlando del 1863, in un momento in cui proprio Torino era un luogo in cui convergevano spunti, energie, idee estremamente vivaci e forse anche irripetibili. E quindi la biblioteca è nata un po' con questa matrice, diciamo, fondativa. E negli anni ha intersecato, sì, cioè ha raccolto sì il mondo, tutto ciò che arrivava dal mondo della montagna, ma il mondo della montagna a sua volta era trasversale a tanti mondi diversi. E quindi questo libro che presentiamo questa sera è ricco proprio di tutti questi ambiti scientifici che la montagna ha in qualche modo esplorato, cioè che attraverso la montagna è stato possibile esplorare. Allora, un po' come per una gita in montagna, cerchiamo, visto che saremo in tanti anche a parlare questa sera, ci diamo un obiettivo di tempo, dei passaggi intermedi. Quindi io direi di cominciare subito la serata. Innanzitutto chiamo Marco Battain, che è il presidente del Club Alpi, della sezione di Torino del CAI, per un saluto, visto che la sezione di Torino è la capostipite ed è anche legata alla Biblioteca Nazionale del CAI, certamente. Buonasera. Vabbè, intanto sarà una questione di empatia, non lo so, ma volevo fare quasi la stessa metafora che ha fatto Linda, la miniera. Io considero la nostra Biblioteca Nazionale una miniera, dove però, siccome è così vasta, così, come dire, complicata e contorta, mi avvalgo dell'opera di tre persone che mi guidano in questa ricerca dei preziosi, per cui vorrei citare sicuramente Alessandra, Consolata e Veronica che con pazienza alle volte seguono le mie ricerche o magari i miei vagheggiamenti. Però devo dire che insomma tutte le volte arrivo a casa con qualcosa di veramente soddisfacente. Questo quindi è un invito per tutti a volere raggiungere la biblioteca, a volere andare a scoprire tutte le volte qualche cosa di nuovo, qualche cosa di interessante. In una biblioteca che effettivamente è vastissima, anche se dà l'impressione dalla porticina di essere un qualche cosa di modesto, di limitato. Quindi ringrazio di questo incontro, ringrazio del fatto che finalmente sia uscito qualche cosa, sia stato estratto qualche cosa di particolare, di interessante, ma soprattutto multiforme, come diceva Linda, da questa storia del Club Alpino e della sezione madre di Torino in particolare. Grazie. Grazie Marco. Allora, direi iniziamo questo viaggio alla scoperta di quest'opera collettiva. Pensate, oltre ai curatori, sono ben 27 gli autori che hanno contribuito a quest'opera in due volumi, ricchissima tra l'altro di immagini, un'iconografia davvero molto molto ricca. E iniziamo, se non con il presidente generale, con chi potremmo. Ti do la parola. Ti ringrazio molto, buonasera a tutti. Beh, allora,
io sono decisamente emozionato perché, ma forse qualcuno l'avrà colto, nel potere tenere finalmente tra le mani questa che io considero un'opera che ha davvero una coralità sottostante che è invidiabile. C'è la coralità dell'entusiasmo di chi ha avuto l'idea da prima, la proposta, c'è la convinzione che sarebbe stato qualcosa di straordinario di chi ha aderito a questa progettualità, ma soprattutto poi ci sono i tanti contributi di coloro che l'hanno resa possibile. Molti degli autori sono presenti e quindi ho il piacere di ringraziarli di persona. L'ho fatto nella prefazione che è stata ospitata proprio all'inizio del primo volume e per la prima volta, a dispetto di quello che faccio negli editoriali della rivista, nei quali cerco di tenere un tono un pochino più dimesso, più colloquiale, questa volta mi sono un pochino sbizzarrito con un paio di latinismi, con un paio di riflessioni prese da autori estremamente significativi e muovendo dalla definizione di cultura di Salvemini, che era questo ossimoro del superfluo indispensabile. Io credo che, come ha ricordato Marco Battain, si debba pensare che alle origini di questa biblioteca nazionale c'era la biblioteca della sezione di Torino, che è stata poi donata al Club Alpino Italiano e che io credo oggi Club Alpino Italiano che sta da par suo facendo qualcosa di estremamente importante nel valorizzare quella biblioteca che è stata messa a disposizione, che è stata poi negli anni, grazie anche a chi ne ha curate ogni aspetto, da chi ha presieduto sia i presidenti generali prima di me sia il mio presidente delegato attuale, sono riusciti a trasformarla in qualcosa di molto importante. Così importante che io confido che l'incontro che avremo domani mattina con la nuova amministrazione in vista di una dimensione della montagna in una location, come dicono gli anglofili, come questa, che ospita la cultura con la Biblioteca Nazionale qua vicino, ecco, io credo che la montagna, il Club Alpino Italiano e la cultura che vi sta all'interno sia matura per trovare la dimensione di un polo culturale qui a Torino che metta insieme il Museo Nazionale della Montagna, la Biblioteca Nazionale e la Cineteca Nazionale. Perché non dimentichiamoci che anche il cinema di montagna ha raggiunto vette elevatissime di diffusione. Noi siamo tra coloro che hanno fondato il Trento Film Festival, che è diventata veramente una rassegna di valenza mondiale. Unendo tutte queste componenti, quindi il museo, la biblioteca, la cineteca, a Torino, io auspico che ci sia veramente, io sono quasi al termine del mio mandato presidenziale, però se anche solo lasciassi insieme a tutti voi, perché è con voi che stiamo condividendo questa grande idea, fosse l'inizio davvero di qualcosa di rilevante per la montagna, beh, allora direi che i due volumi che questa sera vengono presentati per la prima volta sono un avvio di qualcosa che, come sempre accade, si è testimoni di un tempo, si cerca di far bene in quel tempo che ci è dato, ma perché poi possa essere affidato ad altri per diventare qualcosa di ancora più e più prezioso. Grazie, grazie Vincenzo. Sì, nel tuo testo infatti mi colpiva anche questo spunto legato alla ricostruzione, al rinnovamento, no? Perché uno può pensare che stiamo parlando di un'opera che torna indietro nel tempo, no? Quindi questa memoria, che è la memoria su cui noi poi possiamo costruire un pensiero attuale, quindi che guarda al futuro. Allora io
dare la parola a Gianluigi Montresor, che appunto è il presidente delegato dal presidente generale, che insieme ad Alessandra Ravelli ha curato i due volumi della Montagna Scritta. Allora, innanzitutto dici un po' come si è organizzato questo lavoro, come illustraci la struttura del libro, ecco, come possiamo orientarci. Sì, allora, come avete visto sono due volumi raccolti in un cofanetto per complessive quasi 500 pagine. Come è stato detto, è il frutto del lavoro di molte persone, in particolare dei 27 autori, di cui diversi sono qui questa sera, e di cui poi Alessandra vi racconterà un po' i dettagli. Dopo le introduzioni iniziali del presidente Torti e di Daniela Berta, che è il direttore del Museo Nazionale della Montagna, si entra subito in medias res, come si dice, con un intervento molto importante del past president Annibale Salsa, che delinea un pochino da par suo, da antropologo, come dire, come si inquadra la biblioteca e i suoi contenuti non solo nella storia del club alpino italiano, ma in generale nella storia della montagna in quanto tale, e quindi di tutto il mondo che gira attorno alla montagna. Quindi meglio che di un antropologo, evidentemente, non si poteva chiedere. La cosa che vorrei sottolineare per prima è un pochino i destinatari di questo libro, perché ci siamo posti subito al problema fin dall'inizio, dopo i primi entusiasmi, sì sì, facciamo sto libro, abbiamo detto sì, ma qual è il taglio che vogliamo dare? Vogliamo dare un taglio per specialisti? Vogliamo che sia un'opera scientifica a tutto tondo, in modo tale che tutto il mondo accademico, come dire, sia il destinatario primario? Se ne è discusso ovviamente, per concludere che no, non nel senso che non ci siano dei contributi di tipo scientifico anche molto approfonditi, ma perché pensiamo che, come cerchiamo di fare peraltro da anni con l'iniziativa Leggere le Montagne, vorremmo far uscire dagli scaffali polverosi i libri e fare in modo che qualcuno li legga, qualcuno li apprezzi, e quindi cerchiamo invece di divulgare. Questa è una parola che viene spesso, come dire, ritenuta un po' volgare, ma riteniamo che invece sia un compito fondamentale, soprattutto di tutti coloro che sanno, che è quello di spezzare il pane e cercare di far comprendere a tutti, tutti quelli che abbiano un minimo evidentemente di cultura, di che cosa stiamo parlando. E questo è il motivo per cui, a fianco in sostanza di articoli che sono anche ponderosi, che sono anche molto documentati, sono capitoli ricchi di note, ricchi di bibliografia, anche se non esiste una vera e propria bibliografia come si usa nel mondo accademico, però diciamo affiancare a questi contenuti, che pure ci sono e sono importanti, tutta una serie di piccoli accorgimenti, piccoli o grandi accorgimenti, soprattutto di carattere grafico, per aiutare la lettura. E quindi l'utilizzo di un certo carattere, l'utilizzo del bicolore nella parte fondamentale del libro, poi in appendice ci sono invece una parte fotografica a colori, ma soprattutto una ricchissima messe di illustrazioni. Sono illustrazioni che cominciano con i legni, le incisioni su legno del 1500, del 1600,
fino ad arrivare ai grandi illustratori sia del Settecento che dell'Ottocento, per non parlare ovviamente poi del Novecento e anche di tutta la parte, chiamiamola, fotografica. Il libro è ricchissimo di illustrazioni, che però non sono, come dire, messe lì come dire, per piacere, sono messe lì a ragion veduta, evidentemente, come esemplificazione, capitolo per capitolo, un po' del, se vogliamo, del patrimonio che c'è su quel determinato argomento, perché evidentemente ognuno di questi 27 interventi attingeva a centinaia e centinaia di volumi. Bisognava andare per via esemplificativa, cercando le cose che riteniamo, che gli autori hanno ritenuto più rilevanti, quelle più interessanti, qualche volta quelle più curiose, e scoprire veramente in questa, che è stata questa metafora che è stata già usata della miniera, i filoni che possiamo trovare. Ci sono anche delle bellissime schede bibliografiche. Sì. C'erano, eccole. Sono... Esattamente. Per favore, eccolo. Sì, abbiamo alla fine del secondo volume abbiamo 100 schede bibliografiche. Queste effettivamente sono più a uso evidentemente delle persone più interessate, delle persone più, come dire, magari acculturate, oppure con gli esperti, oppure con coloro che fanno delle ricerche o per tesi di laurea o per altri motivi. Abbiamo riportato questo centinaio di schede che sono i 100 libri che riteniamo più preziosi, più importanti e che vanno dal 1530, mi pare. Sì, 528 fino all'ultimo, che è il Cervino di Guido Rei, 1904. Quindi sono sostanzialmente tutto ciò che precede il 1900. Quindi sono le cento schede dei libri che riteniamo particolarmente preziosi ed importanti, con, diciamo, con il frontespizio e le notizie principali, oltre alle notizie chiaramente catalografiche. Senti, volevo chiederti questo: come avete stabilito i temi su cui lavorare? Domanda difficile. Domanda molto difficile, ma sostanzialmente ci siamo chiesti se dovessimo suddividere per argomenti, volessimo dividere questa biblioteca per filoni, di che cosa ci occuperemmo? E allora abbiamo cominciato a mettere giù un elenco. Dopodiché ogni volta poi ci ritornavamo sopra perché dice sì, ma ci siamo dimenticati quello lì, ci siamo dimenticati quell'altro. Ma come? Non parliamo dei romanzi, non parliamo della speleologia e via così. Su ciascuna di queste sollecitazioni, che in parte sono venute anche direttamente proprio dagli autori, per ciascuno di questi c'è stata un po' una discussione, un esame. Tanto per fare un esempio, sulla speleologia non abbiamo un capitolo, ma non l'abbiamo per un motivo ben preciso, perché pur disponendo di centinaia di volumi su questo argomento, esiste una biblioteca specialistica a Bologna. Quindi gli autori fanno riferimento a queste opere, ma per esempio non c'è un capitolo sulla speleologia. In compenso ne abbiamo tanti altri che adesso poi Alessandra vi illustra. Quindi siamo andati un po', se vuoi, non dico a tentoni, ma un pochino per approssimazioni successive. Allora direi, Alessandra, raccontaci tu come è stato poi il lavoro vero e proprio. Alessandra Ravelli, responsabile della Biblioteca Nazionale del CAI,
che lavora con Consolata Tizzani, che ha fatto, anche lei ha collaborato con ricerche bibliografiche e iconografiche. E sì, introducici a questo, in questo percorso. Volentieri. Sì, è stato un lungo percorso, iniziato durante la prima fase pandemica, quindi con più tempo a disposizione del consueto, e questo ci ha permesso da una parte di poter dialogare più approfonditamente con gli autori coinvolti e quindi raccogliere le loro suggestioni, i loro suggerimenti per poter stabilire meglio appunto gli argomenti che avevamo individuato a grandi linee. Quindi in questo libro si alternano in certi casi dei veri e propri saggi bibliografici, delle bibliografie ragionate, dei percorsi lineari, cronologici, attraverso la storia delle discipline. In altri casi invece magari dei testi più letterari che partono dalla suggestione di carteggio, dove si scopre per esempio un rapporto particolare di amicizia, di cui poi uno degli autori presenti ci racconterà qualche cosa. Abbiamo avuto appunto più tempo per dialogare, ma più difficoltà per iniziare veramente le ricerche, perché gli autori non avevano la possibilità di accedere alle pubblicazioni, e quindi con Consolata Tizzani abbiamo iniziato a mediare, fornendo del materiale digitalizzato su richiesta, utilizzando molto la teca digitale, che è uno strumento che si sta rivelando sempre più importante e che speriamo di poter potenziare in futuro. E la teca digitale raccoglie ormai 130.000 pagine di periodici storici del CAI, che sono disponibili gratuitamente, fruibili online, e si arricchisce ultimamente grazie a dei progetti speciali che coinvolgono le biblioteche specialistiche torinesi, a cui partecipiamo, al cui coordinamento partecipiamo da ormai oltre 10 anni, il COBIS, che ogni tanto riesce a ottenere dei piccoli finanziamenti per proseguire quest'opera di digitalizzazione, per cui oltre a quello che c'è sulla teca digitale del CAI, abbiamo anche su Internet Archive caricato occasionalmente alcune altre serie di periodici o di pubblicazioni storiche. C'è poi il grande portale della Coralità Alpina, che sta crescendo notevolmente, che è nato da un progetto che condiviso tra Biblioteca Nazionale del CAI, che diventa la sede ufficiale di questo fondo specialistico, ma progettato con la Commissione Nazionale Coralità al tempo in cui era presidente Gabriele Bianchi. Questo fondo è particolare perché è stato catalogato in modo molto analitico. Oltre alle raccolte di canti e agli spartiti, sono stati indicizzati tutti i titoli nelle loro varianti, con dei legami tra tutte le forme appunto alternative possibili. E questo è uno dei tanti progetti in corso. Allora, utilizzando e questo portale lo illustra Gianluigi Montresor nel libro molto dettagliatamente, appunto questo particolare fondo, utilizzando prima gli strumenti digitali, poi finalmente riaprendo le porte della biblioteca su appuntamento, gradualmente con tutte le precauzioni, abbiamo potuto dare spazio appunto alla possibilità agli autori di attingere ai fondi. Alcuni di loro frequentano la biblioteca da anni, la conoscevano già bene, hanno già proposto immediatamente un proprio titolo, un'impostazione al proprio saggio. Altri invece hanno fatto delle scoperte nel corso delle ricerche, nel senso che ci diceva uno degli autori presenti, il geologo Mattia Sella, per esempio, che sì, sapeva che la biblioteca conserva dei documenti importanti anche per la storia delle geoscienze, ma non fino a questo punto, insomma, si è rivelata veramente più ricca del previsto. E noi siamo molto grati a tutti gli autori che hanno assecondato la nostra richiesta di costruire dei percorsi tematici che possano aiutare a raccontare le collezioni attraverso a volte anche delle storie vere e proprie, oppure delle rassegne ragionate, e quindi che attraverso questi percorsi aprono la biblioteca ad un pubblico non solo specialistico, perché di fatto sì, è una biblioteca specializzata, è frequentata principalmente da studenti, ricercatori o giornalisti o anche di appassionati di letteratura alpinistica, però appunto attraverso questi saggi forse qualcuno scoprirà che ci sono veramente delle pubblicazioni che sono difficili da
trovare in altre biblioteche pubbliche anche importanti. E quindi appunto quello che ci è piaciuto più di tutto è poter proporre temi molto vari, molto diversi tra loro. Insomma, come diceva appunto Gianluigi prima, abbiamo saltato alcuni temi che magari avremmo anche potuto trattare, tra cui anche per esempio il grande tema della letteratura, delle suggestioni nella letteratura romantica soprattutto, che la montagna ha dato. Ci sono delle opere importantissime di cui però noi normalmente non possediamo le prime edizioni, sono opere che comunque sono di pubblico dominio nelle biblioteche digitali o reperibili in tutte le grandi biblioteche pubbliche, quindi ecco, questo tema per esempio non c'è, però ci sono altri approcci al tema attraverso, con un'impostazione magari un po' più filosofica, come nel caso del saggio di Eugenio Pesci, che racconta la percezione estetica della montagna nella storia della cultura occidentale, partendo dall'epoca classica e poi dal Rinascimento in poi. Un altro aspetto legato alla letteratura che avete affrontato è quello della letteratura per ragazzi, per esempio, su questo forse parte, può dire di più, perché... Sì, abbiamo dedicato due capitoli alla letteratura per ragazzi, perché ci siamo resi conto che è un capitolo veramente importante. Se pensate che il primo volume che è stato dedicato proprio esplicitamente ai ragazzi è del 1824, stiamo parlando dei primissimi viaggiatori inglesi che dopo il periodo napoleonico, le guerre napoleoniche, cominciano a venire a fare il Grand Tour in Italia, a partire dalla Val d'Aosta. Ecco, in un libro inglese del 1824 c'è già la dedica ai ragazzi. Quindi direi che questo è un settore molto importante. Pensavamo stupidamente di trovare, sì, qualche opera. In realtà stiamo parlando di centinaia e centinaia di volumi che trattano questo argomento, con dei classici straordinari, no? Come Tartarino o altri classici come quelli di Töpfer. Quindi un filone molto molto ricco che abbiamo suddiviso in due capitoli, uno fino al 1950 e uno invece dal 1950 in avanti, che è stato affidato ad Anna Girardi, che approfitto qua per salutare, anche se non è qui con noi questa sera, perché lei ricopre anche un incarico importantissimo presso il COE, che è il servizio editoriale del CAI, e che è quella che ha, come dire, tenuto i rapporti con noi, anche con gli autori, e che ci ha aiutato in questa impresa un po' ciclopica. Quindi la salutiamo anche se siamo un po' lontani. Sì, ma infatti anche lei aveva detto di salutare tutti, che questa sera non può essere qui. Tra l'altro la letteratura per ragazzi dal mese di gennaio nella rubrica dei libri della rivista del CAI ci sarà un nuovo spazio seguito da Sofia Gallo. Sì, è indubbiamente, come diceva Gianluigi, stiamo cercando di aprirci in modo che questo progetto culturale vada anche a toccare le generazioni alle quali vogliamo trasferire non un messaggio superato, un messaggio nel quale crediamo costantemente, ma con del linguaggio nuovo. È necessario avvicinare le nuove generazioni così come loro sono in grado di recepire. E c'è un'attenzione che è sottolineata anche nei due capitoli dedicati a questa letteratura, ma che ci impegna proprio, come tu bene hai ricordato, visto che poi gestisci queste pagine importantissime di Montagne 360, abbiamo proprio un'attenzione mirata, perché siamo sicuri che sarà uno strumento col quale riuscire ad incidere un po' di più. Il messaggio della montagna
non è così facilmente accessibile per le generazioni giovani, perché viene associato alla fatica, al silenzio, alla limitatezza, ma alla ricerca in ambiente. Sono temi che non così di facile appeal, però indubbiamente anche un progetto che abbiamo, lo posso dire, proprio in tema di linguaggio e di comunicazioni. Domani sera Hervé Barmas presenterà il nuovo libro sul Cervino. Ecco, con Hervé Barmas, ma con un youtuber molto famoso che è Klaus, presenteremo 7 salite in montagna che si terranno nel 2022 con un alpinista classico e un alpinista youtuber con 1.400.000 follower, e vedremo come si racconteranno in modo diverso, come le racconterà Hervé e come le racconterà Klaus. E anche questo in questo filone, cioè l'idea è: proviamo a parlare quel linguaggio, facciamolo usare da chi ben lo conosce perché ne è attuale protagonista, e chissà che poi questo club alpino italiano non abbia ancora maggiormente ad affermarsi con un messaggio che nella società attuale è, secondo me, fondamentale, certamente importante. Certo, certo. Alessandra, ti abbiamo interrotto, però invece è interessante anche sentire due cose. Qual è stato il rapporto con gli autori e poi tutto il lavoro di ricerca iconografica, che deve essere stato anche questo un aspetto bello complesso. Divertente, ma anche impegnativo, perché tanto è stata una decisione presa in corso d'opera. Inizialmente avevamo chiesto agli autori di suggerire 2 o 3 immagini per testo, e poi pensavamo alle tavole a colori fuori testo scelte dai libri più preziosi e più suggestivi. Poi nel corso del lavoro ci siamo resi conto invece che illustrare rendeva sicuramente più appetibile il prodotto libro, ma anche aggiungeva dei significati, perché molti dei libri, soprattutto quelli scientifici, che hanno delle bellissime tavole con dei profili geologici, con altre, non so, delle litografie bellissime molto raffinate dei ghiacciai ai tempi delle prime esplorazioni di Agassiz, di Forbes, eccetera, sono immagini che danno, aggiungono un valore al testo, danno un'idea di come si lavorava allora. Certo. Poi i ritratti dei personaggi più famosi citati, è sempre bello poter dare un volto a un autore, quindi insomma è stato davvero un lavoro lungo, e su questo veramente Consolata Tiziani non ama molto essere citata, ma è stata veramente indispensabile, il suo lavoro è stato veramente prezioso, e tutte e due ci siamo rese conto di quanto è stato bello per noi appunto rapportarci con gli autori, perché abbiamo avuto occasione di scoprire dei libri che ci siamo rese conto conoscevamo poco più che per l'aspetto bibliografico e catalografico, cioè. Ma non ne conoscevamo veramente il contenuto, ovviamente non conosceremo mai il contenuto di tutti i libri della biblioteca, ma alcuni di quelli fondamentali li davamo per scontati, sapevamo che sono importanti, che vanno consigliati, però effettivamente abbiamo avuto anche qualche sorpresa, insomma, e abbiamo anche avuto la possibilità di colmare alcune delle lacune della biblioteca grazie al finanziamento che appunto il CAE ci assicura ogni anno. Riusciamo sempre a fare qualche acquisto nel mercato antiquario, e in particolare quest'anno, l'anno scorso ormai, insomma, abbiamo potuto comprare un'opera dell'inizio del Settecento, che è un trattato sulle fontane di Antonio Balisnieri, che è noto soprattutto agli storici della scienza, ma che è una figura veramente fondamentale di snodo, che è stato anche uno dei primi a studiare i crostacei, i corpi marini sulle Alpi, quindi ha dato origine a tutta una serie di studi sui fossili, e su questo tema noi conoscevamo meglio Anton Lazzaro Moro, perché il suo libro è più diffuso, è più citato, è più conosciuto. Invece ho scoperto che insomma la sua fonte principale era proprio Balisnieri, che a sua volta aveva avuto delle indicazioni molto precise, anche dei disegni originali che poi lui ripubblica nella sua pubblicazione, da Scheuzer, dal famosissimo naturalista svizzero che aveva rapporti con l'Università di Padova. C'era tutto un intreccio molto, molto stretto a livello
europeo, uno scambio tra questi personaggi, quindi è stato veramente interessante, così come è stato interessante utilizzare anche i libri come oggetto con tutte quelle informazioni di paratesto, possiamo definire, che sono i timbri, le note a margine, le firme di possesso, e su questo per esempio ha lavorato moltissimo la professoressa Paola Prestenda, che attraverso proprio la ricerca del timbro o di altre tracce meno evidenti del circolo geografico torinese è riuscita a ricostruire quello che è il nucleo fondativo delle collezioni geografiche della Biblioteca Nazionale del CAI, che con il circolo geografico ha avuto rapporti molto stretti, sia perché alcuni dei soci del CAI sono poi diventati anche membri di questo circolo, ma ha condiviso addirittura la sede con il circolo per un anno o due in un palazzo di Via Po, perché la biblioteca ha avuto una storia molto lunga e travagliata e ha avuto ben 11 traslochi prima di trovare poi una sede in Via Barbarù per 70 anni, credo, e poi adesso quella la collocazione più definitiva al Monte dei Cappuccini nell'area documentazione del museo. E quindi insomma è stato bello esaminare i libri per il contenuto, i libri come oggetti e riuscire appunto anche a capire che abbiamo delle lacune che poco per volta colmeremo. E a proposito di, ho citato l'area documentazione naturalmente perché è la collocazione che ha la biblioteca, lavorando per il libro, lavoro più a stretto contatto con Solata Tiziani naturalmente, ma è stato molto bello collaborare anche con Veronica Lisino, che è la conservatrice della fototeca e che ci ha aiutato nella ricerca iconografica, ma con lei collaboriamo quasi quotidianamente, perché anche se siamo responsabili di settori diversi, comunque abbiamo degli utenti in comune ed è bello vedere come alcuni ricercatori entrano in biblioteca o in fototeca e poi scoprono che ci sono altri fondi, magari entrano perché cercano una particolare fotografia e poi scoprono che potrebbero allargare la ricerca ai libri e agli manoscritti, anche perché poi c'è anche un piccolo fondo manoscritti, che è piccolo nel senso che insomma sono poi 25 metri lineari di archivio, però è una miniera davvero di storie, e non solo di storie, anche c'è una parte della documentazione ufficiale del CAI. È interessante vedere come attraverso questo lavoro e il lavoro dei ricercatori si siano fatte emergere queste reti di collaborazione scientifica che negli anni si sono intrecciate, alimentate, quindi anche con l'Accademia delle Scienze, la prestigiosissima delle Scienze, che è una storia molto più antica di quella del CAI. E grazie all'Accademia delle Scienze il CAI e la biblioteca hanno avuto la loro prima sede, perché hanno ottenuto presso il Castello del Valentino l'utilizzo di un casotto, veniva definito, era poco più che si vede nella foto che abbiamo pubblicato di Venanzio Sella, probabilmente sì, uno dei due corpi a fianco del castello vero e proprio. Ecco, questa sede è stata data dall'Accademia delle Scienze, che l'aveva in uso come osservatorio meteorologico, è stata affidata al CAI, che ne ha fatto anche la prima sede per collocare libri, strumenti scientifici, strumenti anche attrezzi alpinistici proprio. Peccato che appunto, essendo un po' fuori, lontana dal centro, poi effettivamente i soci la usassero poco, per cui qualche anno dopo hanno cercato una collocazione più pratica e più centrale. Beh, del resto, come ci racconterà poi magari Pietro Crivellaro, Michel Paccard era primo salitore del Monte Bianco, era socio dell'Accademia delle Scienze di Torino. Vorrei, prima di dare la parola agli autori, però vorrei chiedere al grafico che ha messo insieme questa grande mole di materiale e ne ha insomma la magistralmente impaginato, ma impaginato è riduttivo, ecco, distribuito e composto, diciamo, com'è stata questa esperienza, che immagino insomma non così semplice. Allora, Federico Bollarino e Stefania Bruno sono gli autori, i coautori di quest'opera, perché a parte quello che adesso vi racconterà Federico, è proprio l'impaginazione che rende un libro leggibile.
E qui era veramente un'impresa rendere leggibile questa materia, che per alcuni versi è anche aspra e anche non di così facile divulgazione. E loro sono, a mio parere, sono stati bravissimi, perché tenete conto che oltre al testo e alle illustrazioni ci sono le note, c'è l'utilizzo del font, c'è l'utilizzo, come dire, del colore, anche se è bicolore. Poi magari Federico ci spiega questa scelta del bicolore azzurro. Ecco, c'è tutta una serie di accorgimenti non facili. Le schede bibliografiche hanno una loro grafica diversa, i curricula degli autori ancora una diversa. Insomma, un gran lavoro. Beh, non mi aspettavo di dover prendere la parola, per cui improvviso vado un po' a braccio. La difficoltà è stata, come sanno bene gli autori, il lavoro è cominciato tempo fa. Noi abbiamo fatto forse il progetto grafico con i primi testi che avevamo disponibili un anno fa, e navigavamo a vista, nel senso buono del termine. Non avevamo idea di quante pagine dovesse essere il libro, anzi un primo idea di timone, come si dice, doveva essere un libro di 250 pagine, che sono invece diventate più di 500. Quindi è chiaro che è stato un lavoro che si è costruito mano a mano. Devo dire, i curatori avevano già chiara l'opera, quindi per noi è stato più facile progettare la parte dei contributi, la parte delle schede bibliografiche, cioè i capitoli. Le sezioni, ecco, del libro erano già chiare, perché fortunatamente c'era alla base un progetto editoriale ben delineato. Sì, la parte delle immagini è stato effettivamente un lavoro complicato, perché come sappiamo, in tutti questi tipi di opere la provenienza, le sorgenti da cui arrivano le immagini sono le più diverse, dalle scansioni fatte in biblioteca con ottimi scanner a fotografie e magari riproduzioni, ma sappiamo bene che alcune cose arrivano magari anche da archivi personali e non tutti hanno una qualità omogenea. E la scelta infatti del bicolore è stato un modo che consentiva di uniformare senza scegliere il bianco e nero tout court, ma di dare insomma anche una varietà cromatica che aiutasse la lettura, che muovesse, che desse dinamicità alla grafica, ma soprattutto che cercasse di uniformare un po' tutte tipologie grafiche. Dal frontespizio antico all'incisione, al dipinto, alla fotografia e anche alla grafica, nel senso che molte copertine, come sappiamo, sono già ricche loro stesse di grafica, e quindi usarle come grafica stessa è oltremodo complicato. Impaginare i libri non è facile, le copertine, perché sono già ricchissime e spesso se le rimpicciolisci non le leggi. Insomma, non so se abbiamo dato soddisfazione a tutti gli autori di trattare bene le loro immagini, speriamo di sì, e ce ne scusiamo in anticipo, metto le mani avanti se c'è qualcosa che ci è sfuggito. Diciamo che la volontà era quella di cercare di dare all'opera un filo conduttore unico e che desse soprattutto un'autorevolezza, che credo che sia stato un po' l'imperativo che ha guidato Stefania e me nel condurre in questi 12 mesi questo lavoro. Cioè, alla fine questo libro deve essere autorevole, deve esprimere, quanto è già stato detto da tutti stasera, l'importanza di un patrimonio come quello della Biblioteca Nazionale. Grazie. Grazie. Allora direi di sentire un po' di autori. Magari comincerei proprio con Paola Pressend, dell'Università di Torino, che ha contribuito con questo lavoro. Prego.
Poi che lasciamo, vi lasciamo il posto. Non ero pronta a, ma sì, a intervenire, quindi sì, racconto solo così le origini di questo lavoro, per il quale ringrazio davvero la dottoressa Ravelli che mi ha coinvolta. Sono anni che in realtà lavoriamo su questo incrocio tra il club alpino e la geografia. L'ha accennato la dottoressa Ravelli, negli anni in cui nasce il CAI a Torino, il fermento culturale torinese è ampio, e in quel fermento nascono anche altre associazioni, e tra queste il Circolo Geografico, che in prima battuta nasce come Circolo Geografico Italiano. Ha una vita breve, durerà una decina d'anni. Il fondatore è Celestino Peroglio, che è il primo geografo che occupa, anche se in maniera non stabile, la cattedra di geografia presso l'Università di Torino. È una cattedra che non è ancora formalmente istituita, però io la occupa come incaricato, e contestualmente fonda il Circolo Geografico Italiano. È un circolo che cade nell'oblio nel momento in cui nascerà la ben più blasonata Società Geografica Italiana, che ancora oggi ha sede a Roma, Villa Celimontana. E in realtà, se dobbiamo vantare delle primogeniture, il Circolo Geografico Italiano nasce prima della Società Geografica. Poi le vicende della Società Geografica prenderanno una propria via, e però io, quando capisce che la Società Geografica si avvia verso una via così, è ormai Roma è capitale, quindi insomma è definita la priorità della Società Geografica, però io decide lo scioglimento del circolo. Ma sciogliendo il circolo decide anche di destinare l'eredità del circolo al Club Alpino Italiano, e quindi cede al Club Alpino e non all'università, come forse ci saremmo potuti aspettare, tutto il patrimonio del circolo. Ricostruire quale fosse il patrimonio non è cosa semplice, purtroppo non abbiamo ritrovato l'inventario, io ci spero ancora. C'è una parte di archivio del CAI che non è ancora riordinato e io lì spero ancora di trovare l'inventario, chissà, prima o poi. Io ho dato indicazioni perché si procede. Ok. Comunque, insomma, non è semplice, però sappiamo con certezza che appunto il circolo cede al CAI tutti i suoi beni, e tra questi anche i libri. E insomma, con un lavoro che qui non vi dettaglio, ma insomma è stato complesso, ma davvero in questo caso il merito va anche molto alla dottoressa Ravelli e a Consolata, che mi hanno dato una mano enorme. Abbiamo ricostruito il nucleo librario che dal Circolo Geografico è stato donato al CAI. Ci mancano ancora gli strumenti, che non sappiamo bene quali fossero e che probabilmente sono andati perduti, ma è un'eredità davvero preziosa che va a vantaggio sicuramente della biblioteca, ma devo dire anche della conoscenza della fondazione della geografia a Torino, perché quello è il nucleo da cui è partita il sapere geografico torinese, accademico e come dire, con l'etichetta della G maiuscola di geografia. Quindi davvero grazie per questa possibilità. Quindi grazie mille Paolo.
Beh, questo club alpino era quindi molto ben presente nel, no, per essere destinatario di documentazioni così preziose, vuol dire che proprio nella percezione era un... Io devo dire che nella storia del CAI la sensibilità e l'attenzione di quante potenzialità vi fossero in tutti i temi che gravitavano intorno alla montagna, ma in allora era soprattutto la scienza. Cioè Quintino Sella è scienziato, certo, e quindi tutto l'avvio del Club Alpino Italiano è guardando alle montagne, ma in chiave sicuramente scientifica. E vedere che oggi siamo riusciti a tornare a queste radici è una cosa entusiasmante e molto gratificante. L'ho detto prima, io confido che sia solo l'avvio di una grande riscoperta, perché nella biblioteca, come diceva bene Alessandra, ci sono dei patrimoni che ancora tutti da scoprire, da verificare, che molto hanno da dire. Poi, è chiaro, questo non significa guardare semplicemente al passato in modo sterile, ma per esempio il confronto tra l'apparato fotografico e il dramma dei nostri ghiacciai oggi ci dà una visione chiarissima di cosa è accaduto nel corso dei 150-160 anni che vengono ripercorsi attraverso questo corredo fotografico. Io sono molto curioso di sentire gli altri autori, certo, perché, come diceva prima Alessandra, ha avuto con ciascuno un confronto dinamico, sì, non dialettico, dinamico, e quindi adesso voglio sentire loro, anche perché cogliere quanto questi due volumi che adesso finalmente, ne abbiamo poche copie, sono arrivate proprio eccezionalmente questa mattina, ma credo che sia questione di pochi giorni, perché poi presto avremo modo di consegnarle a ciascun autore doverosamente per ricambiare la fatica che hanno fatto. Ma direi a questo punto dalla scienza passiamo subito alla montagna vissuta, e vorrei chiedere a Enrico Camanni di questo suo lavoro. Dai, che mi fa piacere. Invece di... Poi però me ne vado, torni qua. Tu resta lì. Raccontaci di questo lavoro fatto su un carteggio. Alessandra Ravelli più volte mi aveva indicato questo carteggio Bobba Terisò, sapendo che io mi sono occupato spesso della storia delle guide alpine, soprattutto un po' da letterato, da narratore, insomma mi interessa la materia viva. Ecco, in questo caso è proprio una... scambio epistolare quasi casalingo, ma dietro c'è tutto un ragionamento che ho cercato di inquadrare, perché sono rari i carteggi tra le guide e i loro clienti, o meglio sono rare le testimonianze conservate, perché come sapete c'è stato un momento nella storia delle guide che secondo me va tra la conquista del Cervino e la Grande Guerra, in cui si sono formate veramente delle cordate, delle coppie, direi, di enorme affiatamento, che esulava il puro andare in montagna, nel senso che c'era il cittadino, in questo caso mio, della biblioteca, del carteggio, Giovanni Bobba, magistrato, uomo tutto d'un pezzo, grande autore di guide alpinistiche, quindi anche ricercatore di itinerari, e dall'altra parte una guida, in questo caso poco famosa, che si chiamava Casimiro Terisò, che viveva a Rennes Notre Dame e quindi viveva un po' nelle cenerentole delle Alpi, perché il Monte Bianco si vede ma non è lì, il Monte Rosa è distante, Cervino pure, quindi frequentava un ambito delle montagne, dei gruppi un po' marginali. Però non è questo che ci interessa il fatto che, non so per quali vie, ma penso che non lo sappia nessuno. Attraverso Antonio Ortelli, Volta, non sappiamo con quale passaggio, ma insomma l'aveva avuto da Pession, che è una famiglia di albergatori della Val Tournanche. Sì, perché poi Bobba è morto
è morto a Valtournanche, quindi probabilmente... Comunque, fatto sta che oggi, se voi andate alla Biblioteca Nazionale del CAI, trovate ben ordinate queste 130 e fischia lettere, che purtroppo però sono solo di una parte, cioè sono le lettere di Terisot, sono le lettere del Montanaro, che per un certo verso sono le più preziose, perché come sapete i Montanari scrivevano molto raramente e si dovevano impegnare proprio per stendere queste, che sono spesso anche proprio delle memorie, dei dettagli di vita quotidiana, perché si scrivevano durante l'anno, d'estate scalavano e quindi poi passavano il resto delle stagioni invece a scriversi, a dire cosa facciamo l'estate prossima. E allora Bobba gli diceva, io poi mi sono immaginato quello che gli diceva Bobba, perché noi di Bobba non abbiamo niente, si è persa l'altra parte. Quindi se poi arrivasse un romanziere un po' fantasioso potrebbe anche scrivere questa storia, perché bisogna inventarsi l'altra metà. Allora Bobba lo invitava probabilmente ad esplorare nuove zone, nuove montagne. E Terisot da un lato gli specificava esattamente gli itinerari, le difficoltà, eccetera, ma poi esulava, perché poi cominciavano a parlare di come stava lui, di come stava la moglie, dei problemi finanziari che avevano e poi anche i problemi legali, perché essendo magistrato e anche membro autorevole del CAI, a Bobba venivano richieste delle cose anche molto tecniche a volte, di questioni legali sostanzialmente. Però la cosa interessante appunto è che queste coppie, che sono tante ma di cui purtroppo non è che abbiamo sempre questo tesoro, erano quasi amici per la pelle alla fine, perché uno metteva l'autorevolezza intellettuale, l'altro metteva l'autorevolezza sul campo, e a furia di stare insieme, perché stavano insieme per decenni, qui parliamo di 33 anni, questo carteggio dura 33 anni, ma poi finisce soltanto perché Terisot muore anzitempo, se no probabilmente sarebbero andati avanti ancora. E quindi uno metteva la sua scienza, diciamo, e l'altro metteva la conoscenza, e si costituivano delle coppie che io ho sempre reputato molto interessanti, perché si integrano perfettamente, no? Sono un po' quello che manca uno lo mette l'altro. E il fatto che poi noi abbiamo le lettere da analizzare, cosa che io non ho ancora fatto, perché poi prima parlavamo di miniera, ma le miniere vanno non solo scavate, ma poi i minerali vanno puliti, lavorati, spaccati, sezionati. Ecco, io sono solo arrivato a pulire un pochino quello che c'era lì e a descriverlo. Ecco, vabbè, questo materiale, tra i tanti, ma in questo caso direi abbastanza eccezionale, consente di ricostruire una storia dell'alpinismo, un momento della storia dell'alpinismo, un momento cruciale, prima che di fatto le guide si tirassero un po' indietro, perché poi con la nascita del Club Alpino Italiano, insomma, l'alpinismo dilettantistico ha preso piede. Ecco, in quel momento invece lì c'era il montanaro e il cittadino, quindi anche per studiare la storia montagna-città, il rapporto, gli scambi tra montagna e città è un pericolo chiave. E naturalmente, finisco, ci possiamo immaginare in questo caso, in altri casi lo possiamo addirittura documentare, insomma, da una parte c'erano dei contadini sostanzialmente, cioè delle persone che a parte la loro abilità alpinistica vivevano col lavoro della terra o con le bestie, con le poche bestie che avevano. E dall'altra parte c'erano invece dei signori intellettuali, signori borghesi, signori anche benestanti. Eppure si stabiliva questo rapporto di intimità. Ecco, prima non trovavo la parola, di intimità. E questo per me è uno dei capitoli più affascinanti della storia dell'alpinismo. Grazie. Chiederei a questo punto a Pietro Crivellaro se ha voglia di dirci qualcosa invece delle sue ricerche legate al Monte Bianco e soprattutto al suo fiuto investigativo che porta a scoprire, rivelare retroscena e mettere in luce aspetti che non erano stati considerati. Buonasera a tutti. È stata una bella opportunità quella di poter raccontare
da un lato un quarantennio di frequentazione della biblioteca, perché ho imparato tante cose frequentando la biblioteca, a cominciare dalla fine degli anni 70 in avanti. E poi interpolando con delle cose che ho trovato altrove. Il tema che io ho proposto è: la leggenda di Balmà regna ancora a Chamonix, per dire che la storia delle origini dell'alpinismo, la prima ascensione del Monte Bianco, noi credevamo fosse una storia a lungo misconosciuta, a lungo travisata per circa due secoli, ma alla fine risolta una volta per tutte. E invece io scrivo espressamente che così non è. Perché? Perché? Perché a Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, continuano a raccontare la storia addomesticata, le calunnie di Balmà, quello che la bibliografia alpina ha preso l'abitudine di definire come leggenda di Balmà, ovvero la quantità di vanterie di avere scalato quasi scalato il Monte Bianco da solo, Jacques Balmà, di avere individuato la via giusta. E poi badate bene, mica solo Balmà, perché anche il signor illustrissimo de Saussure regge il bordone alle balle di Balmà, perché sui Voyages dans les Alpes c'è scritto che Balmà trova la via giusta, e viene fuori dunque il groviglio di complicità che hanno travisato la vera storia e che si sono imposte in Francia, nell'alpinismo francofono, a partire soprattutto nell'epicentro Chamonix. E io racconto esattamente questo. Oggi il punto di vista odierno, a che punto siamo? E quindi ricostruisco che quasi 40 anni dopo il famoso bicentenario, con la costruzione del monumento anche a Paccard, non si è risolta una volta per tutte, non c'è stato una volta per tutte il chiarimento storico. Perché? Perché, e svelo, chi è che continua a propalare con la L, propagare e propalare, mandare in giro le balle spaziali di Balmà? Sono le guide di Chamonix, istituzionalmente, e ne do le prove. Dopodiché ricostruisco anche, per sommi capi, una storia intricata, perché è bibliograficamente piuttosto intricata. Ci sono delle opere, dei titoli, degli autori che hanno giocato un ruolo molto importante, a parte Burri, oltre a de Saussure, ma ricordo solo soprattutto Charles Duryea. Il famoso libro sulla storia del Monte Bianco di Duryea consacra, consolida questo monumento di storia travisata e in qualche modo la istituzionalizza come un'epopea francese. La carica di valori simbolici per la patria da ricostruire proprio nel momento tardivo in cui nasce, con una dozzina, una quindicina d'anni di ritardo rispetto all'Alpine Club, ma anche rispetto a Svizzera, Italia e Austria,
nasce il Club Alpin Français, dopo la batosta di Sedan, dopo il bagno di sangue della Comune. L'alpinismo, il Monte Bianco, le guide di Chamonix vengono sbandierate come una gloria patriottica francese, cosa che non consta nei documenti, nei fatti. C'è stata proprio una rimozione e da parte delle guide di Chamonix oggi, quando si devono appellare a qualche cosa di autorevole, si appellano al Durier, che invece è un libro che è stato in qualche modo sconfessato in molti punti, in particolare la leggenda di Balmain. Ecco, ho ricostruito, scovando anche delle singolari novità che vengono pubblicate in questo libro per la prima volta. Viene pubblicato per la prima volta la lettera integrale del dottor Paccard allo Ebel a Zurigo, che era stata una scoperta importante alla vigilia del bicentenario, ma era stata pubblicata solo per metà. Qui la pubblichiamo integralmente, è un documento fondamentale. E poi pubblichiamo altre due lettere in cui viene fuori la venalità di Balmain e di Bourri, che si bisticciano, e aggiorniamo una storia che i bibliografi conoscono già, ma con due lettere inedite che portano al 1802, cioè in pieno periodo ormai dell'impero napoleonico, con Balmain che chiede conto a Bourri dei soldi che non gli ha versato, perché Bourri ha fatto le collette a favore di Balmain, ma poi se n'è intascata una bella fetta. E qui vengono fuori degli aggiornamenti molto chiari. Infine ho piacere di segnalare anche una scoperta che ho quasi scippato a un collega studioso francese, che però dico chiaramente chi è: Eric Hasselborn, che non mi ha svelato tutto. In realtà si è lasciato scappare un indizio e da quello abbiamo scoperto, come viene pubblicato, che pochi giorni prima dell'ascensione del Monte Bianco da parte di De Saussure, il dottor Paccard compie delle misurazioni del Monte Bianco dall'Aiguillette du Mont Chaillou, che è in faccia a Les Ouches, ma in un posto da cui si vede la vetta del Monte Bianco e si vede Salanches. Insieme all'astronomo il barone von Zach, che a quel tempo era l'astronomo di un ducato di Sassonia, e che in qualche modo questa testimonianza è molto importante perché dà la prova di che spregevole scienziato nei confronti di Paccard sia stato De Saussure, il celebratissimo De Saussure, che io credo di essere l'unico che per adesso ha osato dire chiaramente quali sono le sue gravi colpe in questa sporca faccenda. E in questa sporca faccenda il barone di Zach non ha alcuna difficoltà a sottolineare i meriti del dottor Paccard. Chi invece ha delle grosse difficoltà è De Saussure, che preferisce ingaggiare un patelavà, che si direbbe in buon piemontese, la guida al montanaro, che non gli fa alcuna ombra Balmain, perché il dottore Paccard, oltretutto membro dell'Accademia delle Scienze, ma non
un signore, un aristocratico e ricco sfondato come De Saussure, gli fa un'ombra terribile per cui assolutamente non lo vuole con sé. E quindi adesso sappiamo di più perché il dottor Paccard, quando arriva De Saussure a Chamonix, se ne va per 3 settimane. Ed è una storia avventurosa perché sappiamo che in quelle 3 settimane muore il vecchio padre, la maggiore autorità di Chamonix in quel tempo. Insomma, vi ho scritto una storia bibliografica che spero sia anche un po' appassionante. Grazie. Grazie, grazie Pietro. Come dicevi tu, quindi da uno spunto poi si crea una storia e si ricostruiscono aspetti ancora in ombra. Sì. Potrei accennare ancora a qualche contenuto rapidissimamente, perché non possiamo certamente elencare tutti i testi, tutti gli autori, soltanto accennare al fatto che i testi sono raggruppati per grandi temi. Ci sono quelli scientifici di cui abbiamo già parlato, gli studi più bibliografici di cui già c'è stato un esempio, quelli più biblioteconomici e poi invece le storie legate proprio all'alpinismo vissuto, come nel caso del tuo saggio sull'alpinismo femminile, Linda Cottina, sì, oltre che giornalista e scrittrice, è un'ottima alpinista e da sempre si interessa di alpinismo femminile, appunto. Per noi ha fatto una ricerca un po' nuova, forse, perché partendo più che dai personaggi, partendo proprio dai libri e scoprendo a volte dei personaggi di cui si sapeva ancora poco. Poi lei, leggendo in diverse lingue, ha avuto la possibilità anche di scoprire magari delle alpiniste che sono poco conosciute in Italia perché nessuno ha mai tradotto i loro libri, e alcuni di questi forse invece meriterebbero davvero di essere più conosciuti. Nell'Ottocento, per esempio, pensavo al libro delle sorelle Pigeon, che hanno avuto veramente un'attività di altissimo livello e probabilmente scrivevano anche bene, quindi tra le poche al tempo. Sì, no. Sì, ma era ancora abbastanza lunga. Ma che dire, è stata una bella avventura, anche perché ogni volta che tornavo in biblioteca scoprivamo cose nuove, poi c'era questo tavolo che si riempiva di libri che mi aspettavano di volta in volta. Sì, anche per me è stata una scoperta di personaggi di cui non si sa assolutamente nulla, non solo alcune non sono state tradotte, diciamo che quasi nessuna di queste pioniere di fine Ottocento e anche dei primi del Novecento è stata tradotta. Ci sono delle inglesi soprattutto, ma anche delle alpiniste tedesche, insomma le francesi, in base ai periodi poi, no? Ci sono state le scuole, che quindi donne che hanno scritto inizialmente, poi le donne non scrivevano assolutamente, persino la zia, la Meta Brevoort, la zia di Coolidge, che lo avviò all'alpinismo, scriveva con lo pseudonimo del nipote, quindi è stato anche molto faticoso riuscire a rintracciare queste autrici, e anche nei vari bollettini dei diversi club alpini. È stata un'esperienza davvero interessante, che anche per me ha messo dei punti di partenza, poi sostanzialmente, no? Anche se poi ho cercato di ricostruire, per dare anche un'idea attraverso la scrittura di quello che è stato un movimento sulle pareti, insomma sul campo. Però in realtà lì ci sarebbe veramente è un inizio da cui partire per far emergere delle storie, delle protagoniste molto, molto intriganti, perché è un po' come se noi avessimo la storia di tutte le battaglie, però non abbiamo la storia delle retroguardie. E invece a volte la retroguardia, come ha insegnato insomma la scuola delle Annales in particolare, è altrettanto importante, perché ci racconta tante cose che altrimenti non saperle ci impedisce di avere un quadro più completo della realtà. Quindi grazie dell'aiuto, perché veramente è stato molto molto stimolante.
E allora direi, vorrei... se posso aggiungere, hai ragione, è tempo che ci sia qualcuno che scrive anche l'avventura dell'alpinismo al femminile in una sua visione più ampia. Hai detto bene, è un inizio, ma è doveroso che il CAI anche su questo ponga attenzione, ovviamente tramite chi ha voglia di approfondire in modo corretto, però anche con la capacità di cogliere lo pseudonimo sotto il quale si cela in realtà un'autrice. Dicevi. Dicevo che vorrei chiamare Leonardo Bizzaro, che è grande esperto in particolare di sci, della storia dello sci, e che per questo libro ha svolto una sua ricerca. Del resto Torino è una città non proprio di secondo piano da un punto di vista di introduzione dello sci in Italia. Sì, forse la cosa più interessante è che nonostante Torino sia una città di primissimo piano, dove è nato ad esempio lo sci club, il primo sci club italiano, lo sci club Torino, sci nonostante sia scritto SKI come si raccomandavano i fondatori, sì, perché è una parola norvegese, doveva essere letta alla norvegese. Ma nonostante questo, appunto, non esiste quasi nulla della cospicua biblioteca che loro avevano raccolto, che i fondatori dello sci club Torino appunto avevano raccolto, perché la sede dello sci club Torino è stata bombardata e la biblioteca è andata in fiamme ed è stata completamente perduta. E nella sede dello sci club Torino esistono libri solo dal 1950 in poi, dal 1945 in poi, salvo alcuni che sono stati poi reperiti sul mercato dell'antiquariato. Mentre invece nella biblioteca del CAI, che per fortuna non è stata bombardata, anche se era abbastanza vicina, sono conservati ben più libri. Sembra una storia abbastanza poco interessante, ma in realtà, oltre ad essere a rappresentare quella che Marcel Kurz definiva la seconda conquista delle Alpi, dopo quella appunto degli inglesi, se ci pensate è il primo approccio totalmente sportivo alla pratica dell'alpinismo, perché mentre, come ci hanno spiegato prima, il primo avvicinamento alla montagna è un avvicinamento per ragioni scientifiche, anche se io sono convinto poi che le ragioni scientifiche erano una scusa per andare in montagna ed essere magari pagati, ma invece lo sci è proprio un avvicinamento del tutto ludico e in più con delle attrezzature singolarmente moderne, perché in fondo, se mettete a confronto gli sci degli anni della fine dell'Ottocento, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, sono del tutto simili, perfino per le misure, per le sciancrature, tranne la lunghezza ovviamente, agli sci che utilizziamo oggi. Bene, tutto questo per dire che anche se sembra un argomento molto molto di nicchia, in realtà la letteratura dello sci rappresenta un tema abbastanza curioso e interessante, da cui si possono ricavare molte storie, che poi mi pare sia una delle funzioni di questa raccolta. E fra le storie di storia dello sci mi occupo da molto tempo e già avevo scritto in varie occasioni, però fra le storie che mi incuriosivano di più e avevo messo lì un po' di materiale, era ad esempio il rapporto tra il futurismo e lo sci, cioè negli anni in cui lo sci diventa grande, diventa veramente uno sci moderno, l'intreccio fra autori, anche artisti, insomma, non solo scrittori, futuristi, e lo sci è abbastanza vivace e abbastanza copioso. E ad esempio ci sono autori, De Pero per primo, ma anche Uberto Bonetti, che nelle loro opere
raffigurano degli sciatori che poi vengono riportati in maniera più o meno fedele sulle copertine e sugli schizzi dei manuali di sci venivano pubblicati appunto per insegnare i primi rudimenti, non esistendo ovviamente ancora i maestri, per insegnare i primi rudimenti dello sport. E un altro argomento sul quale avevo lavorato un po', ma che non avevo mai portato più a fondo, era le citazioni dello sport dello sci nei libri che fra la fine del 600 e l'inizio del 700 venivano scritti dai viaggiatori del viaggio settentrionale, turisti del viaggio settentrionale, perché non c'era solo il Grand Tour verso sud, ma c'era anche un Grand Tour verso nord. E in quel caso ho voluto andare a vedere chi veramente fra questi turisti aveva una contezza dello sci, o chi invece li citava come sorta di macchine tra il malefico e il meraviglioso, che finivano in qualche caso come nel Musei Wurmiani Storia in sorta di Wunderkammer, assieme ai denti di narvalo, fanoni delle balene alle corna di renna, e quando invece ne scrivevano perché li avevano realmente utilizzati. E a questo proposito il testo parte con una lunga citazione da Giovanni Negri, che nel 1700 un sacerdote come sacerdote di Ravenna, ma un uomo di religione, insomma, come accadeva molto spesso in quegli anni, è il primo a descrivere inequivocabilmente una curva e un arresto con gli sci, assolutamente riconoscibile in tutti i suoi movimenti tecnici e soprattutto inequivocabilmente descritto da uno che l'aveva provato. Grazie. Grazie, Leonardo. Ma direi di tornare alla scienza, e chiederei a Mattia Sella di raccontarci com'è stata questa sua esperienza nella ricostruzione della storia delle geoscienze attraverso le raccolte della biblioteca. Allora, è stata un'esperienza bellissima. Intanto ringrazio il CAI, la Biblioteca Nazionale e soprattutto Alessandra Ravelli, che mi ha seguito in questa ricerca, perché non credevo che sono geologo e quindi sono costretto a usare la stessa metafora del giacimento minerario, perché non potevo immaginare la quantità di documenti, di monografie, di carte geologiche fossero presenti. È vero che soprattutto agli inizi la salita sulle montagne, la fondazione dei club alpini fossero legati alla scienza, alla conoscenza delle montagne, e quindi anche agli studi geologici, glaciologici e geologici, però non immaginavo che potesse esserci una quantità tale di documenti che permette di ricostruire la storia delle geoscienze, quindi geologia, vulcanologia, paleontologia, stratigrafia, dal 600, quando la parola geologia comincia a acquisire un significato più scientifico, non è più la filosofia naturale, e arrivare, io mi sono poi fermato alla fine dell'800 con la geologia applicata, e in particolare alla geologia applicata per le infrastrutture e per i trafori ferroviari che sono attraverso le Alpi, trafori alpini a fine 800. Ma non è solo una ricostruzione cronologica, che è completa, quasi completa, mancano pochissimi autori, ma
non solo, è una, si vede l'evoluzione, il passaggio delle conoscenze pian piano che si va avanti. E quindi sono tutti collegati tra di loro, come citava prima Ravelli, Valisneri o gli altri che hanno cominciato a studiare le montagne anche in epoche abbastanza antiche, ma sono tutti collegati tra di loro per arrivare fino alla formazione, alla fondazione dei club alpini in Europa, e subito salire sulle montagne per misurarle, ma anche per studiarle, perché tutti i club alpini, anzi ricordo che poi tutti i club alpini nascono perché erano geologi e scienziati naturalisti, non solo nel club alpino italiano ma anche in quello austriaco, quello tedesco, e forse quello che era più sportivo era l'Alpine Club. Comunque è veramente la quantità di materiale che è disponibile nella Biblioteca Nazionale del CAI è straordinaria. Quindi non, si possono fare tutti i tipi di ricerca che si vogliono. Quindi ringrazio ancora la Biblioteca Nazionale, ringrazio ancora Alessandra Ravelli per avermi dato questa opportunità. Basta. Grazie. Tra l'altro ci tenevo a ricordare due contributors di questo libro che sono Laura e Giorgio Aliprandi, che con i loro studi cartografici insomma, hanno segnato veramente dei passaggi fondamentali, e Giorgio Aliprandi è mancato a ottobre, quindi recentissimamente. Come dicevo, io ho visto Laura sabato al Premio Meroni a Milano e ne abbiamo parlato. Lei non poteva venire questa sera, le ho promesso che quando a Milano presenteremo il libro, se riusciremo a presentarlo in tempi brevi, altrimenti avrò il piacere di portarglielo personalmente, perché quando l'ho ricordato pubblicamente che sarei venuto questa sera dove erano previste le prime copie, si è visibilmente commossa, sottolineando questa unione inscindibile che si è purtroppo interrotta, ma è roba di pochissimo tempo fa. Tra l'altro io ho letto con attenzione il loro contributo, è una cosa meravigliosa da tutti i punti di vista. Se posso, poi vorrei anche tra i vari interventi ricordare, visto che io ho parlato di polo culturale della montagna, ma lei ne ha scritto, certo, anche il nostro direttore del Museo Nazionale della Montagna. Certamente. Hai voglia, Daniela, di venire un pochino qui? Così ci dici qualcosa di più di questo. Poi ti lascio il posto. No, sarò brevissima, anche perché era un intervento non previsto. Ma come? Dai. Io non sono brava a improvvisare, però no, questa prospettiva che abbiamo all'orizzonte è sicuramente una cosa grandissima e sarebbe il compimento di grandi aspettative, di un grandissimo potenziale che abbiamo al Monte dei Cappuccini. Lo diceva prima Vincenzo, la presenza in un luogo unico dove in sinergia lavorano quotidianamente diverse realtà che offrono una possibilità di fruizione davvero unica al mondo, direi, perché io non conosco altre realtà che veramente possano dare al fruitore, al visitatore, al pubblico una completezza tale dal punto di vista della cultura della montagna, ecco, va valorizzata. E quindi io spero che si possa trovare nella città, negli enti pubblici, oltre che nel CAI, dove questa possibilità già stiamo coltivando, l'adesione e il sostegno di cui c'è necessità, proprio per la crescita sinergica di queste bellissime realtà che sono poi espressione dell'attenzione che da sempre caratterizza il CAI per la cultura della montagna, sin dalle origini, in tutte le sue forme e manifestazioni. Grazie Daniela. Allora, ci avviamo verso la conclusione, però io so che in sala ci sono ancora due autori che inviterei a intervenire, perché sia la botanica che la medicina sono due aspetti fondamentali.
chi dei due preferisce? Partiamo dalla medicina, da Franco Finelli. Grazie a tutti. Che dire, anch'io devo ringraziare innanzitutto Alessandra perché mi ha proprio accompagnato per mano. Ci siamo chiesti per la medicina dove andare a parare, no? Perché oramai di medicina in montagna se ne parla quotidianamente su tutte le riviste, sui rotocalchi, ma quando nasce la medicina di montagna? E allora siamo andati a ritroso, passando da Angelo Mosso a Paul Bert, e si arriva poi a capire che i primi lavori di medicina sono quelli dei fisiologi, cioè arriviamo a Pascal, arriviamo a Lavoisier, quando quindi si parla di ipossia, si parla di pressione arteriosa, di pressione atmosferica, cioè proprio i primi lavori sono quelli dei fisiologi, i primi lavori che poi portano gli studiosi alla medicina di montagna, perché ricordiamoci poi Angelo Mosso era un fisiologo, ma quello che ne scaturisce da questa ricerca ricchissima, devo dire, Alessandra arrivavo lì, Alessandra mi metteva sul tavolo un libro e poi un altro, e poi c'è questa rivista, poi c'è questo libercolo del CAI di Torino, e quindi è stato davvero avvincente, e devo dire, come tutti gli autori hanno ripetuto, la biblioteca è una risorsa incredibile, sconosciuta, ma davvero da valorizzare, da utilizzare al massimo. E quindi devo dire, dalla storia di questi personaggi si evince la ricchezza dei loro interessi, ecco, questo vorrei dire, passando da Angelo Mosso ad altri personaggi che nutrivano un interesse il più vario, insomma, non solo dalla medicina, ma attraverso la fisiologia, ma l'archeologia, insomma, questa ricerca che dura per tutta la vita di un interesse trasversale. E questo è un po' un messaggio che mi porto dietro e che mi piace trasmettere anche all'interno del Club Alpino, questa trasversalità che poi non è più è proprio più che un'opportunità, è una necessità. E quindi ringrazio tutti, ringrazio dello spazio che mi è stato riservato e ancora buonasera e buon lavoro a tutti. Grazie Franco. Allora abbiamo ancora Dino Genovese con il suo studio botanico. Grazie, buonasera a tutti. Grazie di questa grande opportunità, mi rivolgo soprattutto ai curatori, al CAI che ha creduto in questo progetto e a chi l'ha realizzato fino in fondo anche dal punto di vista tecnico e per essere arrivati a questo punto. La mia sfida è stata particolare, io ringrazio anche per avermi identificato come collaboratore in quest'opera, ho un profilo particolare, quindi era una sfida, forse non sono tra quegli autori difficili da inquadrare nel lavoro collettivo. Dovendomi occupare di botanica, da ricercatore, io ho cercato la domanda di ricerca e l'ho trovata nel Giardino Botanico a Lionia, un'esperienza brevissima, il Museo della Montagna l'aveva da poco rievocata con una mostra e quindi mi sono seduto idealmente in questo Giardino Botanico, siamo nei primissimi 900, forse addirittura qualche anno prima, non abbiamo certezze, ma quello che coglie questo luogo storico, momento, come dire, della sezione CAI Torino, entra all'interno di una euforia a livello europeo per i giardini alpini e sostanzialmente a partire dagli anni 80 dell'Ottocento in Svizzera soprattutto parte questa grande richiesta di giardini alpini. E allora la richiesta, la domanda di ricerca che ho fatto alla biblioteca, ai volumi, è stata proprio quella di spiegarmi perché c'era questa grande euforia ed energia per pensare a un giardino alpino al Monte dei Cappuccini. Perché mettere tanta energia, tanto che fallisce, 4 anni non è economicamente sostenibile, magari all'interno della città, di Torino e quant'altro. Perché? E perché lo dedicano a Carlo Allioni. E qui c'è la grande filone, cioè la storia botanica di Torino, della città, un riferimento mondiale della botanica, la Flora Pedemontana è uno dei libri, come dire, autorevoli che sono custoditi all'interno della biblioteca. Come si parte da Carlo Allioni a tutto lo studio della botanica per arrivare
al giardino botanico della sezione di Torino, attraversando quello che è il contesto del CAI, perché i grandi temi che ho incontrato sono quelli della protezione della flora alpina. I giardini alpini nascono sulla figura emblematica di Henri Corbon, di cui troverete riferimenti all'interno del testo, per proteggere la flora alpina, questione 1. Secondo, questione forestale, grandi disboscamenti, e quindi tutto questo dibattito che viene portato dal CAI a livello nazionale per portare il tema di politica di conservazione della natura e della flora in modo particolare. Non vi dico altro, se no vi svelo tutte le curiosità, ma mi piaceva darvi questa, cioè cogliere questa occasione per darvi un po' retroscena del mio pezzo. Grazie a voi. Grazie. Bravo. Grazie. Allora, se mi consentite, io chiuderei con una domanda ancora ad Alessandra, visto che qui stiamo celebrando il lavoro della biblioteca e la storia della biblioteca. Non c'è qui questa sera Maria Giovanna Canzanella, che ha scritto invece sulla rete delle biblioteche sezionali del CAI, quindi vorrei chiederti una parola su questo lavoro molto importante che è stato avviato. Grazie, sì, in effetti la rete di Bibliocai... Mettilo più vicino. La rete di Bibliocai è una delle attività più intense e più costanti ormai nel tempo che impegna la Biblioteca Nazionale del CAI. Nel senso che veramente è un lavoro quotidiano fianco a fianco ai volontari che nel corso del tempo abbiamo formato. È un'idea che è nata ormai 20 anni fa, al tempo della presidenza di Giuseppe Garimoldi, pensata insieme a Lorenzo Revoiera, che era nella commissione biblioteca allora, e insieme a Riccardo De Carli della SAT, che tra l'altro è un autore del libro e fa una panoramica bellissima delle grandi biblioteche di montagna europee. Comunque, ecco, da allora, dal primo convegno di Trento, ogni anno, a parte i convegni programmatici che ricorrono, c'è tutta una rete di rapporti che si è costituita e che si costruisce man mano attraverso anche una rete regionale, locale, perché nel tempo alcuni volontari sono diventati dei bravi bibliotecari pur senza esserlo di professione e hanno voglia di trasmettere le loro conoscenze ad altri volontari delle sezioni, quindi si è creata una rete attivissima. E questo catalogo, che è nato un po' come una scommessa, inizialmente pensavamo che avrebbe coinvolto una decina di biblioteche più importanti, ora ne accoglie 110, il catalogo del Museo Nazionale della Montagna e della Biblioteca Nazionale del CAI insieme, e di altre 110 biblioteche sezionali, a cui se ne stanno aggiungendo altre nuove che non sono del CAI, ma sono biblioteche molto specializzate sulla montagna. Una è il Centro Studi Valsa di Rimella, che è proprio l'ultimo entrato grazie al CAI di Varallo, e poi c'è la biblioteca diffusa di Ostana, che è una realtà molto particolare, se non c'è il tempo di raccontarla, però sono tutte realtà molto vivaci, molto particolari. E il fatto di avere un catalogo collettivo, comune, condiviso, visibile online, ha reso più vive le biblioteche, anche se negli ultimi 2 anni le chiusure hanno complicato le cose, ma le ha rese più visibili, perché veramente di solito nelle sezioni la biblioteca era uno scaffale un po' nascosto, oppure c'erano anche grandi biblioteche che però non aveva la possibilità di fare un catalogo standardizzato, se non con grande dispendio di energie. Trovare la maggior parte dei libri già catalogati, dover aggiungere soltanto la notizia relativa all'esemplare di quella biblioteca con la segnatura, eventuali note di particolari come firme o dediche eccetera, ha facilitato e velocizzato moltissimo il lavoro, quindi ha dato uno stimolo nuovo, e questa rete sta crescendo sempre di più. Vorrei solo accennare, mi sembra che ci sia anche Enrico De Maria in sala, che no, forse mi sono sbagliata, scusate, che è abbastanza vicino al suo saggio come argomento, perché tratta della digitalizzazione, che è un'altra grande impresa cui abbiamo visto in foto mentre sì. Digitalizza. La digitalizzazione prosegue con incarichi professionali a persone molto qualificate come appunto De Maria, ma prosegue anche a livello poi più amatoriale nelle singole sezioni su richiesta, quindi c'è tutta una rete. Se non troviamo un articolo su un vecchio bollettino a Torino, sappiamo che potremo trovarlo a Milano, a Firenze, ci sono persone subito quasi un volontario pronto a fare la scansione su richiesta, quindi questo veramente stimola moltissimo. E Giovanna Canzanella ha fatto una panoramica, ha raccontato la storia di questa realtà. Lei è la coordinatrice nazionale e fa anche parte della commissione biblioteca.
Bene, Presidente, ti lascio l'onore della chiusura. Guarda, io ti ringrazio moltissimo, soprattutto ringrazio la pazienza e l'attenzione di chi ci ha ascoltati. Io spero che dietro quest'opera ci sia stato qualcosa anche che ho messo io, nel senso che ricordo di aver raccolto un'idea, di aver visto l'entusiasmo con cui si sarebbe voluto realizzare prima un volumetto e poi credo di aver detto di volta in volta: andate avanti, non preoccupatevi delle pagine, eccetera. Quindi io sono molto contento di avere dato un contributo al vostro lavoro. E aggiungo solo, io credo che nella storia del CAI una presidenza si identifichi come un periodo, non come una persona. Ecco, io penso che quest'opera, nella presidenza che in qualche modo si chiamerà del periodo Torti, è stato fatto qualcosa di veramente importante. E di questo sono veramente grato sia al mio alter ego della presidenza della biblioteca, che in realtà è il Vulcano, ma soprattutto alla direttrice, a chi lavora costantemente al suo fianco. Credo che abbiate fatto qualcosa di molto importante per il Club Alpino Italiano e per la cultura di montagna. Grazie di cuore a nome di tutti i soci del CAI. Grazie, grazie mille.